Nello spazio bianco. Momenti diversi a colazione. Noi che non vendiamo la nostra vita. Poetesse arabe contemporanee. Una proposta di Lia Rocco. Ciao a tutti, sono Lia Rocco e sono davvero contenta di presentare la nostra nuova proposta. Infatti, all'interno dello spazio bianco, apriamo una strada in cui incontreremo alcune poetesse arabe contemporanee. È una proposta leggera, di quella leggerezza di cui parla Italo Calvino nelle sue lezioni americane, leggerezza che non è superficialità, ma una reazione al peso di vivere. Per ogni puntata daremo una brevissima nota biografica della poetessa del giorno e poi spazio ai suoi versi. Abbiamo dato un titolo a questa nostra proposta. Noi che non vendiamo la nostra vita. È il grido che la poetessa pakistana Kishwar Nahid, alla fine degli anni 70, quando in Pakistan venne imposta la legge islamica che limitò implacabilmente i diritti delle donne, così cantava. Noi donne siamo peccatrici. Noi che non siamo intimorite dalla grandezza di chi porta la toga o il turbante. Noi che non vendiamo la nostra vita. Noi che non pieghiamo il capo, noi che non congiungiamo le mani in supplica. Iniziamo questo nostro viaggio con le poetesse arabe presentando i versi di Humana Haddad. Humana è nata a Beirut nel 1970 ed è una delle donne arabe più influenti al mondo per la sua attività culturale e sociale. Poetessa, scrittrice, traduttrice, giornalista poliglotta, le sue raccolte di poesie sono state tradotte e pubblicate in numerosi paesi. È fondatrice della rivista trimestrale Jasad, rivista specializzata nella letteratura, nella scienza e nelle arti del corpo. Afferma Humana che bisogna rifiutare i limiti che ci sono imposti da altri. Bisogna trasgredire la censura ed i tabù, siano essi religiosi, politici, culturali e sociali. Un bel programma, vero? Di Humana Haddad leggerò per voi la poesia Sono una donna, tratta da Non ho peccato abbastanza, antologia di poetesse arabe contemporanee a cura di Valentina Colombo, edizioni Oscar Mondadori. Nessuno può immaginare quel che dico quando me ne sto in silenzio, chi vedo quando chiudo gli occhi,
come vengo sospinta quando vengo sospinta? Cosa cerco quando lascio libere le mie mani? Nessuno, nessuno sa quando ho fame, quando parto, quando cammino e quando mi perdo. E nessuno sa che per me andare è ritornare a indietreggiare, che la mia debolezza è una maschera e la mia forza è una maschera e che quel che seguirà è una tempesta. Credono di sapere e io glielo lascio credere e avvengo. Hanno costruito per me una gabbia affinché la mia libertà fosse una loro concessione e ringraziassi e obbedissi. Ma io sono libera prima e dopo di loro, con loro e senza di loro. Sono libera nella vittoria e nella sconfitta. La mia prigione è la mia volontà. La chiave della mia prigione è la loro lingua, ma la loro lingua si avvinghia intorno alle dita del mio desiderio. E il mio desiderio non riusciranno mai a domare. Sono una donna. Credono che la mia libertà sia loro proprietà. E io glielo lascio credere. E avvengo. Avete ascoltato Nello spazio bianco, momenti diversi a colazione. Una rubrica a cura di Provvidenza Maria Mogavero e Mariangela Pupillo.